Ciao ragazzi, benvenuti a nuovo Apple Blog. Allora, come sono di tutti, ieri 9 settembre, sono un po' preso col lavoro, comunque riesco a fare ancora Apple Blog, non vi preoccupate. Ieri 9 settembre è ritornato Steve Jobs, alle conferenze che si tengono alla Apple, e ha fatto una conferenza. E la conferenza insegna della musica, ovvero ha rivoluzionato, diciamo, ha creato una nuova evoluzione dei propri iPod. E niente, allora, partendo dall'iPod Shuffle abbiamo nuovi colori, il grigio e il nero sono stati mantenuti, ma sono stati prodotti nuovi tagli, quindi da 2 GB a 55 euro, a 4 GB a 75 euro. E tre nuove linee di colori: verde, blu e rosa. E un'esclusiva Apple Store, solo, non so se solo sul sito o anche sull'Apple Retail Store, che ci sono sparsi, quello nuovo a Milano, per esempio, vendono anche loro questo nuovo modello, che è in acciaio lucido inossidabile. E costa 95 euro, che è esattamente 20 euro in più rispetto al 4 GB normale. Però, dalle foto dovrebbe risultare veramente veramente carino. Non cambia assolutamente niente dal vecchio iPod Shuffle. Non ha ovviamente i tasti, ma si usa il telecomando che c'è sull'auricolare. Passando all'iPod Nano, abbiamo nuove stesse tonalità di colori, ma con nuovi accorgimenti. Infatti, il verde è stato reso un po' più scuro. E tutti sono in acciaio, scusate, in alluminio lucido. Non sono in acciaio inossidabile, ma sono in alluminio lucido. E gli stessi colori è stato mantenuto sia la Product Red con esclusiva Apple Store, e poi scritto sotto il giallo, non ho capito il perché, esclusiva Apple Store. Si vede che quello giallo non lo vendono. Comunque quello giallo non è che, boh, è carino, però non si sa, dovrei vederlo bene. Però per il resto mi sembra che cioè, fare un paragone con gli altri è un po' difficile, anche perché bisognerebbe vedere le tonalità di colore, vedere un po' come sono. Comunque ho una mezza idea di farci un pensierino, magari tra un mesetto, adesso vediamo. O anche prima, non si sa. Niente. Sempre 8 16 giga, una nuova feature integrata. Abbiamo la videocamera, ovvero posta sul retro dell'iPod Nano. Abbiamo una videocamera che registra video, mi sa soltanto video, non scatta foto, però è una buona idea, perché boh, è sempre comodo, anche perché è sottile, si può portare in giro dappertutto. E come dice diciamo una persona molto importante, la migliore fotocamera è quella che ti porti sempre con te. E niente, quindi mi sembra una mossa molto buona da parte di Apple, e vediamo questo come va. Comunque i colori sono tutti belli, non, tranne il rosa che non lo prenderei mai, però tipo il rosso, l'arancione, il giallo, il verde sono belli. Bisogna vederli però dal vivo, bisogna vedere le foto da gente che fa gli spacchettamenti o andare in negozio. Comunque, da vederli così sono tutti belli, poi bisogna vedere un attimo. Comunque, abbiamo anche un upgrade nel Classic, cambiato soltanto, ha tenuto lo stesso prezzo, la stessa dimensione, però aumentato di 40 giga, da 120 a 160. Quindi buona cosa anche da Apple in questo caso, che ha mantenuto questo meraviglioso iPod. Si fa ancora un po' complicata la storia dell'iPod Touch. Infatti è stata fatta la stessa cosa dell'iPhone, ovvero tenuto il modello precedente, quello da 8 GB anche per l'iPhone, e poi fatto un nuovo iPhone completamente uguale, ma con all'interno l'hardware maggiorato, molto più veloce, addirittura il doppio più veloce, con il nuovo taglio da 64 GB e il 32 GB. Tenuto il prezzo del 32, il prezzo del 16 giga è diventato un 32 giga, quindi si è raddoppiata la memoria. E al prezzo del 32 giga vecchio possiamo acquistare adesso 60.
studio 64 giga, il che per fare un paragone, il mio iPod video classic è da 60 giga, quindi 64 giga è veramente una dimensione enorme. E basta. Oltre a questo, non è poco, è stato presentato il nuovo iTunes 9. Eccoli qua, che sono veramente veramente belli, non so se li volete vedere, comunque andate sul sito e guardateli, questa foto è veramente veramente bella. Ci sta, molto molto bello. Io che ho l'iPhone 3GS e l'iPod video da 60 giga, devo dire che un pensierino su questo iPod magari sì, visto che magari lo potrei mettere in macchina, che se mi è comodo. Potrei metterlo in macchina adesso che ho preso la macchina, sto facendo la patente, anzi, no, mi sono iscritto, ho tutti i libri. E potrebbe essere un'idea da attaccare, diciamo, lì dalla macchina dell'autoradio. Boh, non si sa. Comunque, è stato presentato iTunes 9, come dicevo, grafica ridisegnata, ve lo faccio assolutamente vedere. Allora, abbiamo le cose più piccole, diciamo, i dettagli sono questa levetta che cambia colore, la nuova grafica con un grigio un po' più scuro e un po' più sfumato, un po' più, diciamo, bellino, il fatto che la musica c'è sempre in cover flow e abbiamo addirittura questa schermata bianca, non è più nera come una volta, molto comoda, devo dire. Però io sono sempre stato abituato così e mi trovo bene così. Condivisione in famiglia, ovvero se si hanno tramite account di iTunes scaricate delle canzoni, si possono trasferire fino al massimo, mi sembra, di 5 computer, non mi ricordo bene. Questa è una cosa molto comoda. Ora colleghiamo l'iPhone, vi mostriamo la chicca, visto che è uscito il 3.1 come software. Intanto è stato migliorato il Genius, quindi io adesso sto facendo tramite dov'è? Tramite Store, aggiorna Genius, dovrebbe creare la Mix Genius, che è un nuovo tipo di Genius che è stato creato. Io non l'ho ancora visto perché sta ancora facendo le mie informazioni da un po', però vabbè. Intanto abbiamo collegato, facciamo come vedete, rivedete adesso. Ok, l'informazione corretta, ma sono uguali. Ancora. Era lista di invitati della mia festa. E niente. Connettendo l'iPhone 3GS, allora intanto possiamo vedere che è rimasto più o meno tutto invariato. Se cliccate qui farete l'aggiornamento per il 3.1. Sono state inserite una nuova feature, ovvero le applicazioni possono essere ricercate tramite questa barra, questo spotlight, inserite e diciamo facendo un trasporto semplicissimo. Possiamo cambiare la nostra posizione di ogni feature, oppure addirittura delle pagine. Possiamo trasportare una pagina su, una pagina giù. È veramente una bella cosa. E niente, con oggi è tutto. Niente, se riuscite a trovare degli spacchettamenti degli iPod nuovi Nano, fatemelo sapere, mandatemi il link sui commenti che vediamo un po' come sono. Ciao ragazzi, statemi bene, vi saluto, ciao ciao.